Bentrovati, è Sviluppo Piceno, protagonista e ospite negli studi di Yant.it, insieme a me Roberta Fabrizi e Luca Paolini, che ringrazio per la disponibilità. Ragazzi, mi raccontate come nasce Sviluppo Piceno? Allora, noi nasciamo come un'associazione formata da ragazzi giovani, quindi un'associazione giovanile, quindi maggior parte dei ragazzi hanno sotto i 30 anni. Nasciamo dall'idea di alcuni amici. Capofila è stato poi il nostro presidente Walter Straccia, per cui insieme ad altri due o tre amici ha in un certo senso fondato l'idea, ha poi reso partecipe gli amici di ciascuno fino ad allargarci, avere una bella componente giovanile del Piceno ed essere nati quindi inizialmente in realtà come ad esempio Fida o Acquaviva Picena, e poi ci siamo un po' estesi in tutto il territorio fino a toccare anche realtà più costiere, da San Benedetto quindi ad Ascoli Piceno. E da lì siamo cresciuti sia come numero di soci, sia come ragazzi partecipanti e sia come appunto eventi dislocati su tutto il territorio piceno. Abbattere le barriere che dividono spesso le cittadine nella provincia di Ascoli, no? Con Walter Straccia parlavamo della necessità di superare i campanilismi e Sviluppo Piceno cerca di fare questo. Tanti giovani insieme che fanno sinergia per produrre qualcosa di bello per il territorio. Tu mi dicevi siamo tanti, però ci potete dare un numero? Quanti fanno parte di Sviluppo Piceno? Sì, noi siamo, diciamo, con l'anno in corso, siamo più di una quarantina di iscritti. Adesso, dopo l'estate, abbiamo ultimato gli eventi, diciamo, estivi, quindi siamo partiti con la nuova campagna iscrizioni. Quindi, ecco, stiamo aprendo il nuovo anno e quindi con le nuove partecipazioni. Roberta, un corso di videomaker, voi l'avete organizzato ad Acquaviva Picena, è nato poi un trailer, uno spot che racconta i cinque sensi e il nostro territorio. Sì, ad Acquaviva Picena quest'estate abbiamo realizzato tre eventi, il terzo di questi era appunto realizzare un corso di videomaker con la partecipazione di due professioniste che sono Arianna Cameli e Alice Zazzetta, e ci hanno aiutato a realizzare questo, diciamo, il prodotto finale del corso di videomaker è stato questo video e promozionale del comune di Acquaviva Picena, che diciamo legava il fatto la cultura gastronomica, quindi il gusto e diciamo le visuali, i panorami del paese di Acquaviva, e in questo piccolo video che mi sembra duri due minuti, insomma una cosa molto breve, molto simpatico, che trovate ovviamente online e su tutti i social network. E, sì, è stata un'esperienza molto, molto bella, siamo stati molto molto soddisfatti. Non solo videomaker, però lo possiamo dire a chi ci sta seguendo attraverso le telecamere di Yant, ma in estate avete anche creato un progetto relativamente a si è ciò che si mangia, quindi un momento di valorizzazione dei prodotti tipici locali, ma anche capire davvero che cosa mettiamo in bocca ogni volta che mangiamo. Sì, certamente. Diciamo, tutta l'iniziativa di si è che ciò che si mangia è girata attorno al prodotto enogastronomico locale, quindi dal produttore fino al consumatore finale. Nello stesso evento abbiamo allestito anche dei laboratori del gusto, per cui siamo andati ad imparare come riconoscere un prodotto di qualità, dall'olio extravergine d'oliva al pane e al vino prodotto nelle terre di Acquaviva Picena. Dopo di questa è seguita anche una piccola discussione dove tra vari produttori, esperti del mondo scientifico, ci hanno un po' comunicato tutte le caratteristiche dalla produzione al consumo, quindi agli stessi effetti benefici di determinati alimenti sulla salute umana. Il tutto poi è terminato, diciamo, nella pratica, perché siamo andati a creare anche un piccolo aperitivo dove c'erano degli assaggi di tutte, diciamo, le eccellenze del nostro panorama enogastronomico. Insomma, quello che possiamo dire ai giovani che ci stanno ascoltando, continuate ad arricchire questa bellissima famiglia di giovani che vogliono dare valore al nostro territorio. Però prima di salutarci adesso ci dovete dire che cosa bolle in pentola, che cosa c'è in programma nei prossimi mesi, Roberta? Allora, diciamo che abbiamo appena concluso gli eventi estivi, quindi stiamo un attimo riprendendo fiato, e però sicuramente qualche evento nell'inverno ci sarà, siamo sempre disponibili alla collaborazione con altre associazioni soprattutto, quindi
diciamo, se avete in mente qualche idea fatecelo sapere, perché siamo sempre aperti alle collaborazioni e sicuramente sempre riguardante il territorio e cose di questo genere. Insomma, vi terremo aggiornati su cosa bolle in pentola dopo la prossima riunione. E ovviamente ne torneremo a parlare anche su Yant. Io ringrazio Roberta Fabrizi, Luca Paolini, Walter Straccia ovviamente per avervi dato la possibilità di essere qui con noi, e grazie a Sviluppo Piceno. Grazie a te per averci avuto.